Immigrazione e accoglienza, dibattito a Palazzo Lascaris. Parità di genere, i dati del monitoraggio nei comuni. Gioco, indebitamento, usura, un progetto con le scuole. In apertura della seduta del 24 gennaio, il Consiglio regionale ha commemorato Mauro Chiabrando, assessore all'ambiente e all'agricoltura nella prima legislatura e consigliere regionale nella seconda e terza. L'Assemblea ha poi approvato le modifiche allo statuto dell'Associazione Torino Capitale Europea, che ne trasformano la denominazione in abbonamentomusei.it, ne allargano l'operatività oltre i confini piemontesi e prevedono la figura di un direttore. La seduta è proseguita con la discussione di alcuni atti di indirizzo. In particolare è stato approvato un ordine del giorno del Movimento 5 Stelle sulla ricognizione dei nuovi livelli essenziali di assistenza erogati nel 2016, un atto di indirizzo del Partito Democratico per riservare percorsi sanitari alle persone con disabilità e tre mozioni dei gruppi 5 Stelle e Partito Democratico sull'edilizia sanitaria. Nel pomeriggio l'assessora all'immigrazione Monica Cerutti ha svolto una comunicazione sull'accoglienza degli immigrati in Piemonte, su cui si è aperto il dibattito con le conclusioni del presidente della giunta regionale. In chiusura di seduta è stato infine approvato un ordine del giorno del Partito Democratico che chiede alla giunta di attivare gli ammortizzatori sociali a salvaguardia dei lavoratori coinvolti nel fallimento della PMT di Pinerolo. In copertina! Alla vigilia dell'incontro tra le regioni e il ministro dell'Interno sui temi dell'immigrazione e in vista del piano di distribuzione dei migranti su tutto il territorio nazionale, l'assessora regionale all'immigrazione Monica Cerutti, su richiesta del capogruppo di SEL, ha svolto una comunicazione in consiglio regionale. Poco più di 14.000 i migranti accolti in Piemonte. Di questi, il 40% è ospitato nella città metropolitana di Torino, il rimanente nel resto del Piemonte. L'assessora ha escluso un ampliamento del CIE di Torino. Nel dibattito sono intervenuti tutti i gruppi consiliari, con le conclusioni del presidente della giunta regionale, Sergio Chiamparino. Abbiamo chiesto alla giunta di accettare quella parte del piano del governo che prevede un'accoglienza diffusa in tanti comuni e dobbiamo fare appello a quei 900 comuni piemontesi che non hanno ancora accolto migranti. Mentre dall'altra respingiamo l'idea del raddoppio dei CIE perché crediamo che quella storia sia una storia che ha portato dei fallimenti e sul tema dell'identificazione crediamo che possa essere fatta nelle carceri italiane. Il tema delle espulsioni invece è legato a degli accordi internazionali che devono ancora essere fatti con tanti stati. Accogliamo positivamente il cambio di direzione da parte del ministro Minniti. In Piemonte però vogliamo capire se quello che la Lega dice da molto tempo è cambiato qualcosa, nel senso noi siamo per rimpatri, controlli e che ci sia una maggiore sicurezza. Ci auguriamo che l'assessore Cerutti, quelle che sono le istanze della Lega, le possa portare all'attenzione del Consiglio regionale perché siamo assolutamente contrari a questo arrivo indiscriminato dei profughi in Piemonte. Sono stati presentati a Palazzo Lascaris i dati del monitoraggio sull'applicazione delle norme sulla parità di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali piemontesi. Il lavoro, previsto da una mozione approvata dall'Assemblea regionale, è stato realizzato dalla Federazione AICRE del Piemonte, su 240 comuni con più di 3.000 abitanti. Di questi, l'87% non ha ancora aggiornato o adeguato in maniera idonea i propri statuti. Dati positivi invece per quanto riguarda la composizione delle giunte comunali, che per oltre l'80% garantisce la rappresentanza di genere. Questo monitoraggio nasce intanto da una spinta propulsiva del Consiglio regionale con un atto di indirizzo appunto finalizzato a fotografare che cosa succede nelle giunte comunali dei nostri comuni, in modo particolare per i comuni superiori a 3.000 abitanti. Ed emerge che le donne, quindi il genere femminile, è rappresentato. Però sono tanti ancora i comuni che devono adeguare ancora il loro statuto. E quindi la giunta si è attivata, l'AICRE ha sviluppato questo monitoraggio e qui entra un ruolo importante e decisivo del difensore civico che ha il compito di stimolare i sindaci affinché possano modificare gli statuti regionali. E se non lo fanno, la norma prevede che il difensore civico possa addirittura commissariare l'ente territoriale. Si presenta un monitoraggio effettuato su 240 comuni piemontesi sul rispetto della garanzia di genere negli statuti e nella composizione delle giunte.
In particolare 240 comuni sono soggetti al rispetto di quanto previsto dalla legge 215 del 2012 e della legge 56 del 2014. Si è tenuto nell'aula del Consiglio regionale il primo dei quattro incontri tra le forze dell'ordine e gli studenti piemontesi sul tema del gioco e dell'indebitamento, organizzati dall'Osservatorio regionale contro l'usura. Durante gli incontri viene proiettata la versione ridotta a 21 minuti del documentario Vite da recupero, del regista Enrico Verra, realizzato grazie al contributo di esperti e volontari della Fondazione Antiusura La Scialuppa CRT Onlus. Sono importanti questi eventi, queste azioni di informazione, questi incontri con gli studenti proprio per educare al corretto uso del denaro e anche per far conoscere agli studenti anche le forze dell'ordine. Questa è una delle azioni del Consiglio regionale, poi ci sono anche le azioni normative che vanno anche a contrasto dell'usura, come la legge regionale numero 9 per il contrasto al gioco d'azzardo patologico. Siamo qui ovviamente per un appuntamento di formazione, tanti anni che seguiamo insieme il fenomeno dell'usura, insieme all'Osservatorio della Regione Piemonte. Per noi è importante formare i ragazzi, contribuire con la Regione a formare i ragazzi piuttosto che compiere le ordinarie attività delle forze di polizia, che sono soltanto l'aspetto repressivo. Quindi repressione e prevenzione della Polizia di Stato si coniugano perfettamente anche con la formazione per i più giovani.